Ciao a tutti amici, come promesso la prima parte della ricetta degli spincionelli palermitani. Facilissima e buonissima. Allora, Cioè faremo cosa oggi? gli spincionelli, solo la prima parte, l'impasto, Quindi poi lo lasceremo impari. riposare per 2 ore. Ok. Allora, man mano io vi dico gli ingredienti. 350 ml di acqua a temperatura ambiente. Quindi prendiamo una ciotola e versiamo tutta l'acqua. Ok, 350 ml. Una bustina di lievito di birra. Mettiamo qua nell'acqua. E mettiamo un cucchiaino scarso di zucchero che serve per la lievitazione. E cominciamo a girare questi ingredienti con un cucchiaio. Quindi facciamo sciogliere il nostro lievito. Ragazze, non ditemi usa la planetaria, io preferisco questa ricetta farla così. La userò, non mi Diciamo, preoccupa. questo è un modo affinché possano farla tutti. Se Assolutamente sì. usessimo la planetaria, Chi non ce chi l'ha, non ce l'ha non potrebbe farla. no, non potrebbe più che altro vedere come Sì. si fa il Poi un giorno la procedimento. faremo anche con la Certo, ho planetaria. tante ricette già da fare. Allora, facciamo sciogliere il lievito Ok. Quindi nell'acqua. acqua, lievito e E zucchero. zucchero. Ok, a questo punto cominciamo ad aggiungere 500 grammi di farina, farina 00, Ok, poco alla volta. un poco alla volta, esatto, sempre col cucchiaio, È un lavoro minuzioso. piano piano si fa. Allora, amici, abbiamo messo mezzo Tutta la chilo di farina. farina. Adesso dobbiamo pian piano sempre continuare con il cucchiaio A girare. a girare, sì. Ora vi farò vedere un'altra cosa, vengono morbidissimi e verrà un impasto appiccicoso perché è molto disidratato come impasto, quindi verrà più appiccicoso. A questo punto facciamo dei movimenti dall'interno, cioè dall'esterno verso l'interno, così. Dal basso verso l'alto. Esattamente. Aspettate, Quindi ok. c'è pure la tecnica del No, movimento. no, ma non è una tecnica segreta, amore. Sì, che lo è. No, che non lo è. È che ormai è resa pubblica, ma una volta era una tecnica segreta. Ok, sempre in questo modo, guardate. E già l'impasto sta prendendo forma. Mi puoi fare il pane ogni giorno. A questo punto, una volta che l'impasto è così, Di questo aggiungiamo l'olio extravergine di oliva, 15 grammi. E continuiamo a girare. sempre nello stesso modo, Sempre allo stesso dal modo. basso verso l'alto. Meraviglioso. Ancora amore per dire meraviglioso. Già No, però vengono dal buoni, ragazzi. nulla hai creato Un qualcosa. impasto. È una magia. Sì. E vado sempre così, dal basso verso l'alto, verso l'interno proprio. Dopo che si è formato, abbiamo amalgamato l'olio, prendiamo il nostro sale. Sale ne abbiamo messo 15 grammi. Mettiamo il sale e continuiamo Ok. Sempre a girare. sempre a girare. Prendiamo il sale da qui. Allora, amici, il nostro impasto è pronto. Adesso, con la manina, guardate, viene più appiccicoso. Formiamo una pallina. La mettiamo sempre nella stessa ciotola, in questo modo. Mi sciacquo un attimo le Ma che bontà. Vabbè, mani. Che bontà, amore! è l'inizio. Andiamo a coprire con della pellicola e lo facciamo riposare in forno, forno spento con luce accesa perché il calore gli fa bene. Ok, Quindi con luce luce accesa, accesa, ma sì, io già forno l'ho acceso, spento. guarda. Quindi si chiude con La la pellicola, pellicola. chiudiamolo tutto. E facciamolo riposare per 2 ore, quindi sono le 2 fino alle 4. Ok. Deve E che fa, riposare. gonfierà?
Certo, lieviterà. Io lo metto qua. La magia. Lo metto vicino alla luce. Okay. E chiudo il forno, forno spento. 2 ore riposo. Dopodiché io vi farò stasera il condimento e andremo a fare i nostri sfincionelli. Il condimento e lo sfincione. Eh sì, buonissimo. Semplicissimo pure. Spero che la prima parte vi sia piaciuta, è facilissima, avete visto? Noi ci vediamo stasera con la seconda parte, siete una meraviglia. Un bacio a tutti, a più tardi. Ciao amici.